ragazze, andiamo a togliere l'apparecchio. Allora, eccoci qua, sono arrivata finalmente dal mio dentista e oggi, ragazze, finalmente diciamo addio a un pezzo, vero Giacomo? Quindi iniziamo a togliere la parte superiore alla quale ci eravamo affezionate tutte, anche io vi dico la verità, però finalmente togliamo la parte superiore e poi a breve toglieremo anche la parte inferiore. Quindi ci vediamo tra un attimo con la trasformazione. One, two, three, ta-da! Ovviamente è un work in progress perché come vedete sotto ce l'ho ancora, eccolo qua, e sopra invece non c'è più. Che dite? Allora, io sono contenta, ma non abbiamo finito. Questo non è il sorriso definitivo, nel senso, prima di tutto perché devo togliere l'apparecchio ancora sotto, tra un mesetto dovrei toglierlo, e poi perché sopra in realtà dobbiamo fare un lavoro sulla parte frontale di questi due denti, perché i miei denti, questi due davanti, sono ricostruiti, una cosa molto molto vecchia, poi magari se volete vi racconto tutto quello che faremo, però già adesso io sono molto soddisfatta, anche se appunto dovremo fare delle modifiche. Quindi il primo step è fatto e questo è il risultato. Dove sono adesso, ragazze? Sono al lab e sto facendo partire l'oro. Le avete amate, mandate sold out in 2 ore. Sto parlando delle bellissime tute Glam Lady Filomena Amore. E adesso appunto sto impacchettando. Questo è il dolce vita omaggio che adesso vado ad inserire all'interno del sacchetto. Dopo parliamo anche delle tute, perché mi avete scritto in tante e io ve l'avevo detto, ragazze, che era una capsule collection, un'edizione super limitata, comunque ne parliamo dopo. Ora vado ad impacchettare tutto, cioè vi sto facendo dei completi bellissimi, per questa amica, visto che ha preso la tuta champagne, le ho abbinato il dolce vita panna, perché secondo me se si mette anche solo il pantalone della tuta con il dolce vita sta benissimo. Cioè vi faccio pure gli abbinamenti, cioè vi amo troppo, ragazze. A questa amica invece, che ha preso la Glam Lady nera, io ho fatto l'abbinamento con il dolce vita nero, amica. Ecco qua. Oggi riempiamo il carrello insieme. Sì, grazie. Grazie mille, arrivederci. Allora, ho già preso il pane, ora ho preso un po' di pizza per mangiarla a pranzo. Andiamo avanti, questa sarà una spesa molto veloce. Volevo prendere dei panini che prendo sempre a Megan, ragazze, che sono questi, per fare le merende, sono molto buoni, però io controllo sempre le scadenze affinché non mi diano quelli con la scadenza super breve. Prendiamo questo, poi prendo un po' di focaccia genovese per Megan oggi quando esce da scuola, e adesso ci trasferiamo alla frutta. Ok, andiamo di frutta, prendo i kiwi e poi prendo le clementine. Verdure, prenderò sicuramente la lattuga, anche se la vedo un po' moscia, ragazze, un pochino moscia, però sì, prendo la lattuga. Allora, verdure frigo, qui niente perché la lattuga l'ho presa alla fine. Volevo vedere se c'è qualche vellutata per Megan, ma qui non ci sono, perché di solito le mettono, no, non le hanno messe, mettevano un frigo a parte. Allora, quasi quasi mi piglio un purè. Sì. Ah, guardate, c'è anche il cavolo bianco, la cicoria, la bieta, la verza e i broccoli. Ah, questo me lo prendo a Gabri, così è contento. Per lui piace. I friarielli, no, non ci credo. I friarielli, ragazze, mi devo fidare? Non lo so. Anche le carotine piccole, prima Megan le prendevo sempre, queste piccoline. Allora, mo prendo un purè e poi magari qualcosina di questo per Gabri. Ok, adesso siamo dove ci sono i salumi confezionati. Io ho bisogno, ragazze, voi le vedete? Dice cosa? Queste. Allora, mi serve prosciutto cotto per Megan, per farle le merendine a scuola. E poi vabbè, magari prendo la mortadella o il salame grande anche per noi, così poi lo divido. Solo che questo qui a me non piace, vorrei prendere quello che affettano loro direttamente, cioè non è che non mi piace, mi piace, lo compro sempre, però adesso volevo qualcosa di più particolare. Loro sono molto molto buoni, questi qua, prosciutto crudo, e ve li consiglio.
E poi voglio prendere gli gnocchi, ma mi piacciono quelli di Giovanni Rana, dopo li prendiamo di là. Allora, il salmone è un problema, perché a me quello scozzese non mi piace, mi piace il norvegese. Però c'è o questo, oppure potrei prendere questo selvaggio. Però selvaggio è forte. Se no, c'è il trancio. Questo. Norvegese. Potrei prendere questo. Oppure questo. Tanto mi serve per fare il sugo, non è che ci devo fare chissà che, eh. Magari questo, ma quanto costa? Allora, fior di salmone. Non si capisce il prezzo, ragazze. Quale sarà? Sarà questo qua, 2,59, 50 grammi. Allora, piccolo check del carrello. Alla fine ho preso questo scozzese, sì, scozzese, perché tanto ci devo fare solo il sugo, non lo sentirò tanto. I teneroni per Megan, questi della coppa. Prosciutto crudo, come si chiamano, ragazzi, i tortellini. Il purè e i broccoli. Andiamo avanti. Ok, allora loro sono buonissimi, i condiscoglio, sia al pomodoro che bianco. Noi preferiamo questi al pomodoro, sono scontati, quindi ne prendo almeno 3 confezioni. Assolutamente sì, adoro. Mi sto trovando benissimo con questi gnocchi qua, questi di Rana, questi vellutati dal cuore tenero. Sono gnocchetti in realtà, non gnocchi grandi, ragazzi, sono la fine del mondo, buonissimi. Siamo adesso al reparto carne. Allora, ragazzi, devo prendere il petto di pollo. Prendiamo questa origine coppa. Ci sono sia quelle sottili che quelle non. Aggiornamento carrello, ho preso gli straccetti di pollo, così li faccio con l'insalata, e poi ho preso questo fiorfiore dell'hamburger di scottona. Adesso sono al reparto biscotti, perché vedo con mia somma gioia che ci sono loro, gli XL cookies che Megan ama, quindi ne prendo più di un pacco, così faccio scorta, perché ragazzi non li trovo sempre. E poi prenderò qualche altra cosina. Reparto pan carré, pane eccetera, il mio preferito è questo, il pane bianco, buonissimo. Reparto sottoli, sottaceti. Allora, io prendo l'oro, le olive verdi snocciolate di coppa, eccole qua, le andiamo a mettere nel nostro carrellino, che io volevo prendere il carrellino piccolo per mettere poche cose, invece ragazzi, facendo una spesa immensa. Poi mi servono i funghi trifolati, questi sono buonissimi, e poi mi servono le melanzane sott'olio. Anche se non sono quelle di mia mamma, me le faccio andare bene, ma non le vedo. Dove sono, ragazze? Voi le vedete? Io no. Va bene, le cerco un attimo. Allora, pasta niente, perché l'altra volta l'ho presa e ce n'ho un po'. Mi servono però le passate di pomodoro, e quelle della Coop sono buone, devo dire. Aspettate, non la grossa, ma questa qui, va bene. Allora, lo spazzolino ho comprato l'ultima volta, nonostante sia soft, ragazze, non è morbidissimo. Ne volevo quello super soft, ma non c'è. Qui c'è soft, super soft, io non lo vedo. Il dentista mi ha detto poi di prendere un filo interdentale di gum, che però qui non vedo. Mi sa che lo devo andare a vedere se ce l'hanno in farmacia. Questo è denti sensibili. No, super soft mi serve. Allora, qui prendiamo solo succo. Prendiamo questo alla pera? O vogliamo prendere la pesca? Non mi ricordo a casa cosa c'ho, mannaggia. Ah, mi servirebbe latte al cioccolato per Megan, tra le altre cose, ragazzi. Non so se piglia questo. Sì, ah, prendiamo pera. E non mi entra più niente. Questo riempicarrello insieme è incredibile. Sì, ma facciamola vedere la realtà, che ho dovuto portare 3 buste da sola, naturalmente senza carrello. Adesso le carico in macchina, poi le devo portare su. Questa è la realtà. La spesa è faticosa, diciamolo, ragazze. Amiche, rieccoci a casa. Allora, ho fatto la spesa, abbiamo riempito il carrello insieme. Non vi ho fatto lo svuota la spesa, perché avete visto praticamente tutto quello che ho messo all'interno del carrello. Quando parlo mi sento strana, strana, perché praticamente nell'attesa di finire di fare le altre cose che dobbiamo fare, che detta così sembra strano, ma il dentista mi ha messo un filo dietro i denti. Questo filo però ha il, come si dice, ragazzi, aspettate che chiudo quest'area, ok, l'aspiratore. Questo filo ha è tipo bombato, perché ha la colla, no, per tenerlo su, che mi dà fastidio. E quindi parlo un po' con la S così. Comunque
non abbiamo ancora finito, come vi dicevo oggi in macchina, sia perché vabbè dobbiamo togliere il sotto, quindi io finché non levo il sotto, come se non avessi ancora finito, sia perché sopra in realtà dobbiamo fare dei lavorini, che poi magari ve ne parlo, se vi fa piacere vi faccio vedere un attimino. Detto questo, volevo parlare un secondo delle vostre amate tute Glam Lady. Ragazze, siete impazzite totalmente per la tuta Glam Lady, io ne sono contenta, onorata, veramente felice. È finita nel giro di un paio d'ore. Come vi avevo detto in video, si trattava di una capsule collection in edizione limitata. Di conseguenza, mi state scrivendo ovunque, sotto il video di YouTube, in direct, email, su Instagram. Filo filo, saranno riassortite, le tute saranno riassortite, questo colore, altro colore. No, ragazzo, non sarà riassortito né il colore né il prodotto, perché appunto si trattava di un'edizione limitata. Quindi quando io nei video di presentazione dei nuovi prodotti vi dico che si tratta di un'edizione limitata, significa che non sarà più riassortito, non c'è possibilità, di conseguenza affrettatevi se vi piace, ragazze, a prenderla, perché purtroppo avendo io uno shop online che vende in tutta Italia, ovviamente gli ordini possono arrivare da qualsiasi parte dell'Italia. Purtroppo non posso riassortirla, non c'è possibilità, perché come vi ho detto questo è un progetto al quale io sto lavorando da prima di luglio, queste tute sono state prodotte quest'estate, di conseguenza non riesco più a trovare lo stesso tessuto, anche perché è stato fatto da parte mia una scelta molto minuziosa, sia per quanto riguarda il disegno, sia per quanto riguarda il tessuto, eccetera, quindi non riuscirei. Sicuramente in futuro ci saranno delle novità pazzesche, però vi ripeto, quando una cosa, una capsule in edizione limitata, ragazze, bisogna correre, perché altrimenti poi non la trovate più. Ora però vi racconto una cosa. Eccomi qua, ragazze. Allora, nel frattempo c'è un casino là dietro. Cioè, quello è il mio cerchietto nero, quello è l'elastico. Qui c'è un profumatore che avevo appoggiato, si vede che urge uno styling urgente. Urge uno styling urgente invernale che devo fare, ma ovviamente no, non c'ho il tempo, ma lo farò prestissimo insieme a voi. Comunque, due cose che vi voglio dire. La prima è che mi faccio perdonare in diversi modi. Il primo modo in cui mi faccio perdonare per il non riassortimento delle tute, perché mi è impossibile, è dicendovi che sono invece state riassortite delle borse che erano andate sold out e che voi amate. Rispettivamente la Lady Firenze nude e nera, la Lady Padova nera e vinaccia, la Lady Roma nera, c'è anche qualche pezzo ancora nude. Poi c'è la Lady Milano in diversi colori e poi volevo anche suggerirvi, ragazze, visto che si avvicina San Valentino, ci sono ancora degli zaini della linea Gentleman, sia lo zaino che la tracollina sono in edizione limitata. Ciò significa che quando finiscono invece non li riassortisco più. Quindi se volete fare un bel regalo per San Valentino al vostro uomo, io sinceramente vi consiglierei uno zaino della linea Gentleman Filomena Amore o anche la tracollina, insomma, sulla base di quello che poi voi pensate che possa utilizzare di più, quello che gli può fare comodo per un'occasione o per un'altra. Fate una bellissima figura, veramente. Quindi questo, le borse che sono tornate disponibili ve l'ho dette. Dopodiché mi faccio perdonare anche in un altro modo, perché ci sarà un nuovo lancio prossimamente, prossimissimamente, che volevo fare più in là e che invece cercherò di fare prima, proprio per farmi perdonare. Qui che poi di cosa mi devo far perdonare non lo so, nel senso che avrei dovuto fare mille mila pezzi di quel prodotto, della tuta, ma ho fatto molti pezzi, ragazze, non ne ho fatti pochissimi, voi siete tante e purtroppo quando è un'edizione limitata non ho modo di farlo riprodurre, però vi ringrazio veramente tantissimo. Poi, detto questo, volevo anche commentare una cosa, così un gossip tra amiche che è successo su Instagram. Praticamente ho postato una foto con la tuta indossata, quella rosa. Scusate, c'ho un mal di testa, ma stamattina il dentista è stata una cosa allucinante. Cioè, non tanto per togliere l'apparecchio quanto per ripulire i denti dalla colla, eccetera. Mi ha tenuto sotto un'ora e qualcosa. Mi ha proprio, mamma mia, non ce la facevo più. E comunque, che stavo dicendo? Praticamente ho pubblicato questa foto e una tizia mi ha scritto per l'ennesima volta: "Sei incinta?" Sapete io come gli ho risposto? Proprio perché già facci più. Io ho scritto: "No, tu?" Ragazzo, voi come avreste risposto? Che cosa gli devo dire più a questa gente? Cioè, non lo so. Cioè, io pubblico la foto con la tuta dove vi ringrazio per il sold out, eccetera, eh? E una sotto mi scrive: "Sei incinta?"
No, tu non mi hai ancora risposto. Dobbiamo vedere se mi risponde. E appunto ne parlavo anche con voi su Instagram perché, insomma, tra le altre cose, in questi giorni sto lavorando a diversi progetti delle vostre case, delle consulenze che avete preso su Filomena Amore, e proprio adesso ne sto finendo uno per una ragazza e vediamo se prossimamente riesco anche a mostrarvi qualcosa, qualche prima e dopo, mi farebbe piacere. E niente, vado a vedere anche sta la pasta di Megan e ci aggiorniamo dopo. Ragazze, prima di andare avanti, mi sono seduta perché voglio farvi vedere delle cosine. Posso confermarvi una cosa, che era quella di cui parlavo prima, della mega sorpresa che ho anticipato per voi. E allora, tenetevi pronte al prossimo lancio. Riuscirò a fare il lancio della nuova collezione Filomena Amore, quindi parliamo di borse e accessori, prima di San Valentino. Perché così avete la scusa con i vostri compagni, i vostri fidanzati, per voi stesse, perché l'amore per noi stesse è la prima cosa, per farvi un regalino. Sono riuscita, non so neanche io come, a programmare il prossimo lancio per martedì 8 febbraio. Segnatevi questa data, forza, cellulare, agenda Boss Lady. Note dove vi pare. Ci vediamo martedì 8 febbraio alle ore 14. Alle ore 14 qui su Filomena Amore con un lancio incredibile. Ci saranno dei prodotti. Ci sarà un prodotto nello specifico che mi chiedete da un sacco di tempo e che non ero riuscita. Adesso c'è, ed è spettacolare. Ci saranno due nuove borse bellissime. Come piacciono a voi, tra le altre cose, e poi ci sarà una chicca, ma una chicca pazzesca che veramente vi farò impazzire totalmente. E avete visto che quando dico queste cose sono di parola. Quindi, l'8 febbraio alle ore 14, io vi aspetto tutte qui su filomenamore.com. Amiche, allora sono qua con la mia assistente Megan. perché sono andata qualche giorno fa. Da chi sono andata, Megan? Da Primark, a cambiare delle cose che avevo preso, un paio di pantaloni che vi avevo fatto vedere, quelli tipo effetto pelle, ma non era pelle, da motociclista, vi ricordate? Perché veramente addosso non stavano bene. Poi cos'altro ho cambiato? Un'altra cosina di Megan che anche non le stava bene. E quindi che ho fatto? Sono tornata. No, questa qui già l'ho fatto vedere perché era di quello vecchio. Questi qua si togliono, solo la busta grande, mi sa. E quindi sono andata a cambiare queste cose. Ovviamente ho fatto un altro giretto. Io no, però così si rompe, mamma. Prendi bene. Bra. E ho preso altre cose molto interessanti. E per un po' non voglio più andare da Primark perché veramente ho speso troppo ultimamente. Però, ragazze, erano cose super carine. Non potevo lasciarle lì, anche perché, come ho detto, poi non le trovo più. Allora, partiamo. Vi ricordate il pigiamino che vi ho fatto vedere, quello a righe rosa scuro e rosa un po' più scuro, diciamo più chiaro, in simil seta? Bene, ragazzi, hanno fatto anche la. Eccola qua! Tipo camicia da notte, diciamo. L'unica cosa è che ho preso una L, ma secondo me sarebbe andata benissimo anche una M, solo che la M era tipo rovinata sul colletto, tipo tagliata. Quindi non l'ho preso, ho preso la L che sicuramente sto comoda e mi piace tantissimo. Poi ho preso questa, sarà contenta Megan perché mi ha sempre chiesto di comprarla e io non gliel'ho mai comprata, forse una volta, Sì, una vero? volta sì. E dove sta? Che fine ha fatto? Era bianca. Attenzione, ma vedi, sta rompendo. Mi sta rompendo. Ok, ed è lei. Ta-da! La nostra shower cup, cioè la, come si dice in italiano, Megan? La cuffia per capelli. Brava, mantiene i capelli all'asciutto durante la doccia con fodera interna in spugna. Ora lo vediamo, eccola qua. Ed è molto carina, Ma che ragazze. serve? Com'è che serve? Lo sai? Te l'ha voluta far comprare No, l'altra lo so, volta. Perché sì. quando ti vuoi fare la doccia ma non ti vuoi bagnare i capelli, ti metti questa. Noi siamo abituati a legarci i capelli e poi se si bagnano un po' li asciughiamo col phon. Non la usiamo quasi mai per questo. Però secondo me è super utile, ma soprattutto, ragazzi, è carina, cioè rosa con i pois oro è Filomena Amore, non potevo non prenderla, quindi l'ho presa. Poi, Megan, questi qua però abbinati ci dovrebbero stare i pantaloni, vedi? Questi. Sì. E il rosa dov'è? Il rosa ce l'ho di là No, perché il rosa me sta sotto.
No, no, questo è il top perché me l'ero provata. Allora, ho preso dei set praticamente per fare ginnastica in casa per lo più, perché adesso fa freddo da andare fuori, e sono praticamente questo leggings. Questi sono proprio da workout, proprio per fare sport, vi faccio vedere, c'è scritto anche qua, vedete, workout, e sono fatti praticamente come i reggiseni sportivi che vi ho fatto vedere l'altra volta, quindi sono traspiranti, flessibili, eccetera, eccetera. Questo qui l'ho preso grigio e l'ho preso anche rosa. Ora il rosa ce l'ho di là perché l'avevo provato ed è comodissimo, è molto comodo perché non stringe, cioè è aderente. Però riuscite, vero Megan, a fare tutti i movimenti, riuscivo senza... Saltavo, mi sentivo già sportiva, cioè non so se vi capita pure a voi, mettete una cosa sportiva addosso, già ti senti migliorata. E quindi niente, ho preso questo e sopra ci ho abbinato, ragazze, il suo toppino, che è questo. E vi dico, io avevo preso una S inizialmente, poi però mi sono resa conto che mi stringeva un pochino qua sotto, io voglio stare comoda, se no, anziché allenarmi, sto a pensare al top, e quindi ho preso una M. E questo è il primo completino che mi sono fatta. E poi l'ho fatto identico, però rosa, che è bellissimo. Però il pantalone, vi ho detto, ce l'ho di là. Ecco qua. Ora, l'unica cosa, ragazze, è dobbiamo usarli, va bene? Perché questi qua non è che te li puoi mettere per uscire, perché sono per fare workout, quindi per fare allenamento. E bisogna usarli. Quindi, mi raccomando, ricordatemelo. Poi, queste le ho prese per Megan e sono, ci troviamo benissimo, devo vedere se la taglia è giusta, ma io penso di sì perché ho preso la più grande, che sono le canottine di cotone. Ora ne tiriamo fuori una, Megan, così stasera le mettiamo anche a lavare, mamma, se mi riesce. Maronna mi va, va. Allora, aspettate, rompiamo, sì, rompiamo, tanto la taglia questa è più grande, non c'era, quindi è buono per forza. Guarda, finalmente, perché avevamo secondo me la taglia sotto, e sapete che facevo ora quando gliele mettevo, magari come faccio, le riscaldo e poi le tiro, così allargo le fibre, perché sennò Megan inizia a dire, mi dà fastidio, mi tira, e invece queste qua, mamma, guarda, sono perfette, 166 secondo me, ottimo, perché io sono scuola mamma, vecchia scuola, ci vuole la canottiera, maglierà saluto, piano, non mi rompere niente, ci vuole maglierà saluto. Ditemi anche voi se siete cresciute così, se siete mamme, lo fate per i vostri figli, eccetera, perché questa ci vuole sempre. E questo è il prezzo molto buono, perché 1, 2, 3, 4, 5, 5 euro. E vi dico, mi ci trovo bene, tra le altre cose sono 100% cotone e sono fatte con l'ausilio, quindi utilizzando cotone sostenibile, e questo è importante. Poi amore? Quello. Questo qua l'ho preso perché era in offerta, allora io ho il mio dorato, sto parlando di un eyeliner in penna, se non vi sapete mettere l'eyeliner, io devo dire, infatti me lo fate sempre notare anche su Instagram, che quando mi metto l'eyeliner mi viene sempre bene. Perché? Perché utilizzo gli eyeliner in penna. Se non lo sapete fare, non utilizzate quelli col pennellino, perché è difficile, trema la mano, viene tutta storta. Con la penna è molto più semplice, ve lo dice una ciecata, che quando si deve mettere l'eyeliner su questo occhio, che è quello dal quale vedo meno, è un casino. Però, no, su quest'altro me lo devo mettere, perché devo guardare con questo. Sono sbagliata. E ho visto, lì c'era il... come si dice? Il sample. E... sembrava molto buono, quindi l'ho preso, era un'offerta a 2 euro e vi farò sapere come mi trovo. Ho preso una cosa molto carina che andrà nella mia collezione, sapete che adoro i taglieri, ho preso questo mini tagliere perché è fatto, hai visto che bello? Sì. È fatto veramente bene, guardate qua, bello bello, proprio legno, mi piaceva un sacco, e poi è una misura piccolina che io non ho e quindi starà benissimo insieme agli altri, sapete che li ho lì dove ho la cappa. Poi, questi li ho presi per Megan. Non ho capito che cosa sono. Sono i cerotti delle LOL. Ah, infatti dici, ma che cosa sono? Sono bellini. No, sono 20 plusters, sono i cerotti delle LOL di due misure. 16 più piccolini e 4 di quelli grandi grandi. Oh. Capito? Molto carini, li ho pagati 1,45 euro, questi qua. Poi questa qui l'ho presa proprio al volo, perché ci sono altre cose poi. Sì. Comunque vabbè, questa qui l'ho presa al volo, anche perché la tizia poi ero in fila e mi ha detto vai alla cassa numero 910, così, quindi mi è rimasta in mano e l'ho presa, ed è questa, si chiama Prep and Perfect, ed è una maschera idratante con acido ialuronico per idratare con, diciamo, con proprietà idratanti,
E l'ho presa, ragazze, costava 90 centesimi, ma la cosa che mi piaceva di più è che è fatta in Corea e sappiamo che i coreani di skincare ne sanno, quindi l'ho voluta prendere, la proverò, perché se dovesse funzionare, gli ingredienti non mi sembravano malvagi, siamo a cavallo, cioè 90 centesimi, top. No, vabbè, quando ho visto questo ho detto che cosa devi comprare. Cos'è questo? Ah, vediamo se lo sai. L'ho letto, per i bagagli. Ah, ok. Allora, io questo pensavo una cintura. Questo è un buon proposito. Ho preso questo come buon proposito. Perché in realtà io ce n'ho uno con tutti i cuori che avevo dato a Gabri quando andavamo in Francia, ormai 2 anni fa, sembrano 80 anni fa, sì, quando andavamo in Francia, visto che non si viaggia più, quello con i cuori l'avevo dato a babbo per chiudere la valigia perché la sua non si chiudeva. Chiusa, che fine ha fatto? La giacciglia da Gabriele si non esce. Comunque ragazzi, questo che cos'è? È la fascetta per bagagli, cioè praticamente per bloccare meglio la chiusura del bagaglio, e c'è anche il nome sopra, ma è rosa, proprio il mio rosa, quindi non potevo non prenderlo, l'ho pagato 1,50€. Poi, Filomena passione oro, Filomena passione cartoleria, ho preso un righello gigante, ce n'ho uno simile, e infatti io non l'avevo preso perché l'avevo già visto l'altra volta. Non l'avevo preso, poi però l'altro giorno l'ho prestato a Megan, poi me l'hai ridato il Cosa? Righello quello lungo? Bella domanda. Comunque ho visto che era diverso perché era scanalato, si dice. Comunque aveva delle scanalature, eccetera. Questo invece è liscio, bellissimo, e l'ho preso e l'ho pagato 1 euro, 1 euro, sì. Molto molto carino, e quindi l'ho preso. Abbiamo finito? Lo scontrino. Ah, vabbè, c'è sto scontrino, questo lo dobbiamo sempre conservare. A parte che mi va tutto. L'unico dubbio che ho, ragazze, è su questo, perché non l'ho provato. Avevo provato la S. Ho visto che mi dava un po' fastidio, neanche tanto, perché era perfetto. Però le cose strette non le sopporto, lo sapete. Cioè, devo stare proprio a mio agio. Ho detto, facciamo una cosa, prendiamo la M. E il mio pensiero era magari questa, la spallina, che mi sembrava già un pochino, tra virgolette, larga. Però le ho misurate ed erano la stessa misura. Quindi, secondo me, vanno bene. Comunque, se perdi quella, hai tutti questi. No, questo è quello del cambio. No, ce ne sono altri due. È perché ti danno il quello del cambio te lo ristampano, poi ti danno quello della cosa che hai cambiato. Poi questi qua sono quei due vecchi che io avevo portato per fare il cambio. Cioè, guardate quanta carta, lasciamo stare. Comunque, detto questo, amiche, io con i miei denti nuovi a metà, nel senso che dobbiamo aspettare la seconda parte, anche Megan mi vuole venire a salutare, vieni amore. Eccoci, anche Megan vi vuole salutare. Con i denti nuovi di mamma, che pensi? Ti piace questo sorriso? Sì, mi sembrano un po' dentoni. Ma come dentoni? No, perché ora vi spiego, anche Gabri ha avuto lo stesso effetto, nel senso che loro erano abituati a vedermi con le stelline, no? E con le stelline nella loro testa, essendo bianchi, sembrano i dentini. Ora che mi sono tolta le stelline, il dente è libero, sembra che c'hai dentoni, non c'hai dentoni, sono i denti normali. Comunque, tenetevi pronte, ragazze, perché... Ok, visto che questa informazione l'ho inserita dopo, volevo dirvi, mi raccomando ragazze, segnatevi la data, martedì 8 febbraio alle ore 14 qui su Filomena Amore per scoprire la nuova collezione che vi farà impazzire. Muah. Megan, salutiamo, cosa devono fare le nostre amiche? Iscriversi al canale, lasciare un like e un commento. Bravo, pure un bel commento, perché ci fa piacere, leggiamoci, lo so che magari mi state guardando dalla TV, prendete il telefono, aprite il video sul cellulare, scrivetemi un commentino. Noi vi mandiamo un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao!